Carlo Popper è forse il più importante, sicuramente il più famoso epistemologo del mondiale del Novecento, del 1900. Ed è anche il filosofo più recente, perché tra quelli che abbiamo studiato finora ci inoltriamo proprio nel secondo Novecento, perché nasce nel 1902 e muore nel 1994, quindi copre praticamente l'intero secolo, la sua vita copre l'intero Novecento. La prima edizione della sua opera più importante, che si intitola La logica della scoperta scientifica, è del 1934. Il secondo anno di Hitler al potere, l'anno del primo tentativo fallito di Anschluss. Popper era austriaco. Popper propone una filosofia della scienza alternativa rispetto a quella neopositivistica. Innanzitutto sostiene che la ricerca scientifica non nasce da un'osservazione neutra dei fenomeni naturali. Ma nasce dall'emergere di problemi. Cosa sono i problemi? I problemi, appunto, conoscitivi, scientifici, sono uno scontro tra le nostre aspettative, tra le aspettative umane e la realtà oggettiva, tra le aspettative soggettive e la realtà oggettiva. Popper l'esempio paradigmatico è quello dell'anomalia, almeno iniziale anomalia, della costanza della velocità della luce. La comunità scientifica della seconda metà dell'Ottocento, che credeva, no, nel paradigma meccanicistico, no, si aspettava che anche la luce fosse, no, anche la velocità della luce fosse relativa al sistema di riferimento, e invece gli esperimenti svolti attestano il contrario, che la velocità della luce era assoluta, non variava a variare dei sistemi di riferimento. Quindi nasce un problema, e da questo problema si avvia una ricerca scientifica più approfondita, e quindi si arriva ad un progresso scientifico. In questo senso la filosofia della scienza, poi lo vedremo, di Popper si può anche concepire come un'interpretazione della seconda rivoluzione scientifica, comunque come la conseguenza di un'interpretazione della seconda rivoluzione scientifica, in particolare della rivoluzione scientifica contemporanea, in particolare
della rivoluzione scientifica operata da Einstein con la sua teoria della relatività. Ma se la scienza, lo sviluppo scientifico, il progresso scientifico nasce da uno scontro tra le nostre aspettative soggettive e la realtà oggettiva, ciò presuppone, secondo Popper, che ogni uomo, e quindi ogni scienziato, parta da una conoscenza innata. Popper propone una nuova versione dell'innatismo. Nuova perché per lui la conoscenza innata consiste da un lato di disposizioni, così dire, naturali, derivanti dall'evoluzione della specie umana. Per esempio la tendenza, sostiene, a individuare somiglianze e a cercare di stabilire delle regolarità nei fenomeni naturali. Quindi nulla a che vedere con le idee innate platoniche o anche di Cartesio. Idee, in questo caso, sono disposizioni mentali innate derivate dall'evoluzione naturale. In secondo luogo, la conoscenza innata è costituita invece dalla tradizione culturale che ogni individuo assorbe nel processo educativo e per tradizione culturale Popper intende qualsiasi tipo di nozione, sia religiosa, sia artistica, no? Sia letteraria, sia filosofica, sia naturalmente anche scientifica. Secondo Popper, gli scienziati, nella loro attività, nella loro ricerca scientifica, si basano su questa conoscenza innata, sulla loro conoscenza innata, che in questo senso svolge due funzioni fondamentali della ricerca scientifica, per la ricerca scientifica. Innanzitutto la funzione di selezione dei fatti, dei fenomeni da osservare. Perché i fenomeni sono infiniti e quindi l'osservazione dei fenomeni, secondo Popper, è sempre selettiva. Il criterio di selezione è la nostra conoscenza innata. È la nostra conoscenza innata che ci indirizza
ad osservare certi fenomeni piuttosto che altri fenomeni, e quindi alla base di ciò che poi si chiama, no, viene chiamata esperienza. L'esperienza è sempre, presuppone sempre, diciamo così, un selettore. Prego. Ma per lui la coscienza innata cambia per ogni individuo o come gli altri universali? Cambia parzialmente, in parte è, diciamo così, connotata individualmente, in parte è comune. Ma certo, poi ogni individuo se ne serve, tanto è vero che no, c'è un solo Einstein, no? Se ne serve diversamente. In secondo luogo, la conoscenza innata è, diciamo così, la fonte di ispirazione per l'invenzione di nuove teorie capaci di risolvere i problemi scientifici. Secondo Popper, gli scienziati nella loro attività, in particolare i grandi poi scienziati che hanno fatto le grandi scoperte, sono stati portati alle loro scoperte da suggestioni, ispirazioni di qualsiasi natura, perfino, no, in linea di principio, anche una favola può essere fonte di ispirazione per l'invenzione di una nuova teoria scientifica. Anche una barzelletta. Però certo, i problemi si possono risolvere in modo scientifico, ma non solo in modo scientifico. Storicamente gli uomini hanno risolto i problemi che gli sono presentati, anzi molto di più, in modo non scientifico, cioè utilizzando saperi, conoscenze religiose, filosofiche, soprattutto religiose, piuttosto che scientifiche. Basti pensare, no? Ricordate, no? La peste nera a metà del 300. Quindi, a questo punto, Popper si chiede, ma che cosa distingue la conoscenza scientifica dalle altre forme di conoscenza, che per lui comunque sono conoscenza, ma sono conoscenza di diverso tipo? Popper risponde. La conoscenza scientifica si distingue dalle altre conoscenze religiose, filosofiche, artistiche, perché è più criticabile. E perché è più criticabile? Perché il suo criterio di critica è l'esperienza. È il controllo empirico, naturalmente empirico sperimentale. Quindi, in questo senso, il controllo empirico è ciò che, la possibilità di controllo empirico è ciò che distingue conoscenza scientifica da conoscenza non scientifica, che però non è come, che secondo Popper, non è priva di significato conoscitivo,
semplicemente ha un significato conoscitivo inferiore. Non, a differenza dei positivisti, Popper non sostiene che le teorie scientifiche sono vere mentre quelle religiose sono false, perché, come vedremo poi meglio nella prossima lezione, per Popper nessuna teoria scientifica si può dire vera. Si può soltanto dire che le teorie scientifiche sono più verosimili delle altre teorie, perché sono più criticabili, più empiricamente controllabili. E poi si può dire che una teoria scientifica è più verosimile di un'altra, per esempio che la teoria della relatività di Einstein è più verosimile, in generale, di quella della teoria gravitazionale di Newton, ma non si può dire che quella di Newton sia assolutamente falsa, né si può dire che quella di Einstein sia del tutto vera, sia vera. Perché? Perché le teorie, per loro proprio definizione, si riferiscono, no? Sono delle costruzioni universali, si riferiscono cioè a un'infinità di eventi possibili, e naturalmente non è possibile controllare empiricamente infiniti eventi. Quindi non è possibile accertarne la compatibilità con tutti gli eventi che predicono. Ci ho stabilito come funziona, secondo Popper, il controllo empirico. Ovvero, qual è il metodo fondamentale della scienza, che distingue la scienza dalla non scienza? Come in parte abbiamo già visto, innanzitutto il punto di partenza dell'attività scientifica consiste nell'invenzione di una teoria, di un'ipotesi teorica, sulla base della conoscenza innata. Il secondo momento consiste nel dedurre da questa ipotesi teorica universale una conseguenza particolare. Questa conseguenza particolare che corrisponde a quelli che i neopositivisti avevano chiamato protocolli, che Popper invece chiama asserti base, può essere verificata attraverso un esperimento. Se l'esperimento conferma l'asserto base, la teoria è corroborata, ovvero si può considerare scientificamente valida, attuale, cioè
La più verosimile, la quantomeno temporaneamente. Se invece naturalmente l'assetto base viene smentito dall'esperimento, la teoria viene falsificata, viene considerata scientificamente non valida. Questo significa che il procedimento scientifico fondamentale per Popper non è di tipo osservativo-induttivo, come per i neopositivisti, ma è di tipo ipotetico-deduttivo. I positivisti dicevano, partiamo dall'osservazione sperimentale di tanti casi che confermano di tante un certo protocollo, di tanti protocolli che confermano si induce per induzione da tanti esperimenti particolari, si ricava una legge generale. Questa penna si dilata per il calore, questo orologio si dilata per il calore, un altro oggetto metallico si dilata, il bordo di questa lavagna, l'armadio, e quindi per induzione si arriva al calore dilata i metalli. Invece per Popper si parte da una intuizione teorica, da un'invenzione teorica, si ricava un assetto base, si verifica l'assetto, si controlla sperimentalmente l'assetto base. L'esempio fondamentale è quello appunto della teoria della relatività generale di Einstein. Secondo Popper, Einstein l'ha inventata teoricamente, a livello puramente teorico, attingendo in modo mirabile alla sua conoscenza innata, al vasto patrimonio conoscitivo innato che possedeva. Poi ne ha dedotto una conseguenza particolare, cioè, come sappiamo, la deflessione dei raggi stellari al passaggio in vicinanza del Sole, vi ricordate? Questa conseguenza particolare, questa predizione specifica, dettagliata, ha permesso l'esperimento di Eddington, che avrebbe potuto falsificare la teoria della relatività generale, invece l'ha confermata. Ha confermato che effettivamente i raggi stellari, passando vicino al Sole, subiscono una deformazione a causa del campo gravitazionale nella misura prevista dall'equazione della relatività generale di Einstein. Il punto però poi decisivo è che, secondo Popper, il criterio del controllo empirico non è quello della verificazione, ma è quello opposto della falsificazione. Cosa significa? Significa che, secondo Popper,
o meglio, perché è così? Come lo argomenta Popper? Perché, risponde, anche un numero altissimo di conferme sperimentali non è sufficiente ad attestare la verità di una teoria. Mentre una sola smentita, un solo esperimento che smentisce un'ipotesi teorica, ovvero una sola falsificazione sperimentale, è sufficiente a certificare la falsità di quell'ipotesi teorica. Popper fa il famoso esempio dei cigni. La teoria, l'asserto universale, tutti i cigni sono bianchi, anche l'osservazione empirica di 10.000 cigni non è sufficiente a darci la certezza che tutti i cigni siano bianchi. Perché? Perché cioè, può essere sempre un altro. Tanto è vero che invece il primo cigno nero che fu avvistato in Australia smentì questa secolare credenza nel fatto che tutti i cigni fossero bianchi. Dunque, tesi dal sapore paradossale, il criterio fondamentale della scienza è la falsificabilità. Una teoria è scientifica se e solo se è falsificabile, naturalmente sperimentalmente falsificabile.